Prima di iniziare con il video ti ricordo che per partecipare al contest di 10 account mutati devi seguire i passaggi qui in schermo e inoltre per ricevere aggiunte di soldi come queste sul tuo account devi iscriverti al canale e mandarmi un video o una foto Instagram dove mi mostri che hai seguito i passaggi. Inoltre ti ricordo di entrare nel gruppo Telegram, ci sono 160 membri, il link è in descrizione, potrai ricevere consigli e tutti gli aggiornamenti relativi ai nuovi video glitch di GTA 5 Online di Pablo GTA Ita dove puoi andare a guadagnare milioni. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video glitch di GTA 5 Online. In questo video ragazzi vi mostro il nuovo glitch duplicazione massiva qui su GTA 5. Io vi ricordo ragazzi, prima di iniziare con il glitch, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se il video vi sarà utile, ma soprattutto di lasciare un like qui sotto e di entrare nel gruppo Telegram nella chiusa se volete ricevere dei vantaggi magari per giocare con me, ma soprattutto per essere aiutati nei vari glitch che pubblicherò. Allora signori e signori, questo glitch vi permetterà di andare a duplicare in maniera massiva, è uno degli ultimi usciti. Per questo glitch ragazzi i requisiti stanno tutti in descrizione, vi servirà ovviamente un centro operativo mobile dove dovrete andare all'interno a posizionare il veicolo da sacrificare che sarà la vostra LG RH8 che costerà 0. Ragazzi nel Legendary Motorsport andate ad acquistare se siete membri del Social Club. Ovviamente ragazzi se siete membri del Social Club io vi ricordo di entrare nella crew per partecipare a tutti i miei raduni. Ovviamente ragazzi un altro requisito molto importante è sicuramente avere una mira manuale e entrare appunto in una qualsiasi community di GTA 5 come per esempio quella di GTA TV che è quella più conosciuta. Oppure ragazzi io vi ricordo che se volete che crei anche io una community scrivetemelo qui nei commenti, molto importante perché mi fate sapere che appunto entrerete in tantissimi e così potremo andare a svolgere anche noi i nostri glitch di duplicazione insieme. Allora signore e signori, quindi per questo glitch duplicazione molto semplicemente abbiamo detto che ci servirà un COM con il deposito veicoli all'interno, un LG RH8, il veicolo ragazzi da duplicare che dovrà essere quindi un veicolo di Arena War o comunque un veicolo come per esempio una Issy che ci permetterà appunto di andare a guadagnare 1.800.000 facilissimamente. E per questo glitch ragazzi molto semplicemente cosa dovrete fare? Prendere il veicolo, richiederlo, quindi richiediamo la nostra LG RH8 ed entriamo nuovamente nel bunker. E ragazzi, è da questo punto che inizia la parte difficile del glitch. Per questo glitch ci occorreranno inoltre 10 pisuasser, ovvero ragazzi le birre che dovremo andare a bere per ubriacarci e poi morire, per buggarci insomma. E a questo punto ragazzi che cosa dovremo fare? Quando saremo all'interno del nostro centro operativo con il nostro veicolo, che cosa dobbiamo fare? Andare a premere tasto PS, dirigerci su community e andare a prendere una qualsiasi sessione di una persona a caso. Ragazzi, ecco perché vi ho consigliato di mettermi in mira manuale. Perché prima di iniziare con il glitch dovrete andare a trovare un vostro amico in mira differente dalla vostra, ovvero in mira assistita parziale, perché così potrete andarvi a buggare e a svolgere il glitch facilissimamente. Ragazzi, dopo vi metto anche le clip al rallentatore, entrate all'interno ragazzi, entrate all'interno della vostra LG RH8 e a questo punto molto semplicemente facciamo tasto option online. Andiamo su Criminal Enterprise e quando saremo qui andiamo su Acquista e facciamo XR2 contemporaneamente. Clicchiamo XR2 su questa schermata nera, doppio PS, partecipa alla sessione da quella persona, accetto il primo messaggio e rifiuto il secondo. Appena spawneremo, immediatamente touchpad, in modo tale ragazzi che il glitch funzioni. Se non è funzionato vi comparirà una schermata nera con un caricamento infinito e purtroppo dovrete andare a riavviare il gioco e ripetere tutto dall'inizio. Qui ragazzi ho messo un ferma immagine per spiegarvi meglio il tutto. Signori e signori, questo glitch è davvero complicato, ma voi se seguite i miei passaggi riuscirete a farlo. Quando vi troverete all'interno del centro operativo mobile con la LG, che cosa dovrete andare a fare? Andare a vedere innanzitutto se c'è un vostro amico con una mira differente dalla vostra. Ecco perché vi ho consigliato di mettere mira manuale. A questo punto entrate all'interno della LG, quando appunto sarete sicuri di aver trovato l'amico con la mira differente. Vi dirigete su Criminal Enterprise e su questa schermata dovrete andare a cliccare X ed R2 contemporaneamente. Sulla schermata nera dovremo fare doppio PS, andare a partecipare alla sessione dell'amico con la mira differente e quando compariranno questi messaggi in gioco fare X cerchio e quando il nostro personaggio uscirà dalla macchina dovremo tenere subito premuto il tasto del touchpad. Se ragazzi il glitch è funzionato dovrete andare poi a bere le vostre pissuasser velocissimamente, quindi apriamo, andiamo su inventario, snack e prendiamo le nostre pissuasser. Per berle tutte di seguito velocissimamente senza fermarvi dovete tenere il
premuto il tasto X, altrimenti ragazzi il glitch non funzionerà. Dopo 7/8 birre ragazzi il vostro personaggio morirà, e quando spawnerete dopo questa schermata nera vi troverete davanti all'ospedale. A questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirigerci in questa precisa stradina vicino allo Santos Custom. Quando saremo qui ragazzi dovremo andare a chiamare il nostro centro operativo mobile e posizionarlo nella stradina che appunto vi ho mostrato nella mappa. Quindi seguite tutti i passaggi. A questo punto dovremo andare a glitcharci qua sotto. Quindi per glitcharci ragazzi dovremo fare avanti e indietro continuamente fin quando, come potete vedere, il nostro rimorchio supererà questa barra nera che appunto non ci permetteva di andare avanti. Quando sarà così ragazzi dovremo andare a chiamare il veicolo che vogliamo andare a duplicare, come appunto in questo caso la nostra Issy Future Shock, che ci darà 1.800.000. L'andiamo a prendere, e come potete vedere qui vi mostro questa targa, perché dopo appunto vi farò vedere la targa differente della macchina duplicata. Posizioniamo la nostra macchina qui ragazzi. Quando scendiamo andiamo su veicoli e andiamo su i comandi del nostro veicolo e mettiamo il motore acceso. Quindi ragazzi molto importante che mettete il motore acceso, perché poi quando entreremo dentro dovremo subito fare il glitch. Quindi entriamo all'interno del nostro centro operativo mobile, teniamo premuto freccetta destra e come potrete vedere il nostro rimorchio si buggerà. Scendiamo immediatamente dal camion e andiamo a prendere la nostra Issy, che sarà buggata qui sotto al nostro rimorchio. A questo punto iniziamo a spammare freccetta destra X, freccetta destra X contemporaneamente, velocissimo. Quindi freccetta X, freccetta X, freccetta X, fin quando non ci buggeremo e comparirà questa schermata nera. Dopo questa schermata nera ragazzi rispawneremo con la Issy, che sarà appunto il veicolo duplicato, e come potrete vedere avrà la targa differente. Quindi se andate a vedere prima noterete che la targa è differente e che il glitch è ormai portato al termine. A questo punto ragazzi ci dirigiamo nel nostro ufficio, dove dovremo andare appunto a completare il glitch se vogliamo duplicare in maniera massiva. Posizioneremo qui la nostra Issy ormai duplicata, l'andiamo a riprendere ragazzi se vogliamo continuare a fare il glitch oppure ci vogliamo fermare. Se ci vogliamo fermare basta lasciare tutto così e uscire, ma se vogliamo continuare entriamo nella nostra Issy, facciamo freccetta destra per entrare nell'officina ragazzi, quindi vi servirà anche l'officina, e andiamo a fare una piccola modifica che sarà quella appunto della targa. Facciamo una modifica veloce del colore della targa e ormai il glitch è portato al termine, perché poi potrete andarlo a ripetere continuamente. Per continuare a duplicare ragazzi in maniera massiva, molto semplicemente aprite il vostro cellulare, vi dirigete su internet e andrate ad acquistare nuovamente una LG RH8, che dovrete andare a posizionare nel centro operativo mobile, quindi nel deposito veicoli. Quando l'avrete messo nel deposito veicolo ragazzi andate a richiamarlo e a riposizionarlo nella posizione dove appunto vi avevo mostrato in precedenza, e andate a ripetere il glitch. Qui ragazzi io ve l'ho rimostrato con le clip precedenti, ovvero vado di nuovo ad aprire il motore della macchina per rendere il tutto più veloce. E una volta che avrò posizionato il mio rimorchio nella maniera corretta, una volta che appunto sarà buggato, vado a tenere premuto freccetta destra per rimuoverlo da vicino alla motrice. A questo punto ragazzi esco dalla motrice e vado a prendere l'Issy da duplicare, che quindi prendo, e una volta che sarò qui buggato vicino al rimorchio faccio freccetta destra e X per appunto andare a duplicare, e ci comparirà questo messaggio facendo freccetta X velocissimamente, lo andremo ad accettare, e su questo caricamento nero quando spawneremo ci troveremo con la Issy duplicata. Quindi ragazzi per ripetere il tutto dovrete seguire sempre gli stessi passaggi. Una volta che avrete preso nuovamente il veicolo duplicato lo andiamo a posizionare nuovamente nel garage del CEO. Questo garage ragazzi dovrà avere tanti posti vuoti quante duplicazioni dovremo andare a fare. Quindi una volta che avremo preso il veicolo e l'abbiamo rimesso nel garage, rientriamo nuovamente all'interno del veicolo e andiamo a fargli nuovamente la modifica nell'officina dell'ufficio. Quindi ragazzi l'officina dell'ufficio è obbligatoria ottenerla, quindi la dovrete avere assolutamente per svolgere il glitch, per salvare appunto i vostri veicoli. Facciamo freccetta destra e andiamo a modificare in questo caso la targa del veicolo per salvarlo. Usciamo qui ragazzi e torniamo al piano numero 3, e poi per ripetere il glitch potremo andare a seguire tutti i passaggi che vi ho mostrato in precedenza. Signore e signori, il video glitch duplicazione è ormai completato. Io ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina a fianco al tasto iscriviti. Seguite tutti questi passaggi, entrate nel gruppo Telegram e nella crew se volete restare aggiornati sui nuovi glitch che usciranno su GTA 5 online, ma soprattutto se appunto vorreste ricevere consigli e ottenere magari degli account moddati o delle aggiunte di soldi sul vostro account. Un saluto da Pablo GTA Itab e bella ragazzi.